fondata nel 2009 per garantire l'istruzione ai bambini della baraccopoli di Mukuru, oggi il centro Utuwema conta di due scuole, una primaria e una secondaria, frequentate da oltre 450 bambini e adolescenti della comunità Masai. Per raggiungere la scuola, punto centrale di implementazione del progetto Crescere Protetti, rivolto ai minori della baraccopoli di Mukuru, è necessario parcheggiare a qualche centinaio di metri dall'istituto. Si cammina in piccoli vicoli, tra le baracche di lamiera dell'insediamento informale di Mukuru Kuonyenga, una delle baraccopoli più grandi del Kenya. Infrastrutture fatiscenti e fogne di scarico all'aria aperta, che separano le diverse zone connesse da piccole palafitte, rendono l'idea della vulnerabilità di questo quartiere. Mukuru si trova nella zona sud-est di Nairobi, la capitale del Kenya. La baraccopoli è nata nella zona industriale della capitale, ormai 35 anni fa, quando la gente ha cominciato a costruire piccole baracche di lamiera vicino le fabbriche dove lavorava. È la terza bidonville più grande di Nairobi, con la presenza di circa 301.683 abitanti. La maggior parte della popolazione vive in case di lamiera e in situazioni igieniche e sanitarie disperate, a cui si sommano mancanza di opportunità lavorative e forte presenza di gravi malattie, quali l'HIV e l'AIDS. I servizi sanitari di qualità sono scarsi, per questo i cittadini della zona si affidano a quelli informali. I principali problemi di salute riguardano malattie connesse alla mancanza di servizi igienici ed acqua pulita, le malattie sessualmente trasmissibili e le infezioni o complicazioni respiratorie dovute al grande inquinamento e alla scarsa ventilazione all'interno degli spazi comuni. Come molte altre baraccopoli, Mukuru è caratterizzata dalla piaga della povertà, dovuta in particolare a mancanza di lavoro, opportunità educative e dalla grossa presenza di violenza e crimini, in particolare contro le donne. La maggior parte degli abitanti è impegnata in lavori precari, in particolare nei chioschi della zona, vendendo beni di prima necessità, vestiti di seconda mano ed offrendosi per piccoli lavori manuali. Una delle forme di sussistenza principali è inoltre anche la vendita di droghe e bevande alcoliche illegali. Queste, insieme alla prostituzione, sono una grande problematica per la comunità. Creano un circolo vizioso di abusi, criminalità giovanile e separazione familiare. Gli abitanti di Mukuru vivono con circa 1 o 2 euro al giorno. La maggior parte delle scuole della zona sono private. Le pubbliche, seppur gratuite, non riescono ad offrire i servizi alla numerosa comunità. Le private ed informali nascono all'interno di spazi residenziali. Le tasse scolastiche medie sono di circa 15 euro a quadrimestre, una cifra elevata se paragonata al guadagno giornaliero medio. I bambini delle baraccopoli sono costantemente esposti ad abusi fisici, sessuali ed emotivi, con effetti negativi sul loro sviluppo fisico ed emotivo, sulle loro vite, causati da traumi psicologici che a loro volta causano bassa autostima e difficoltà relazionali. I minori sono inoltre spesso costretti a dedicarsi a lavoretti per sostenere famiglie economicamente in difficoltà o mamme sole, talvolta venendo coinvolti in attività di microcriminalità e di vita di strada. I genitori assenti nei confronti dei figli si dedicano alla sola attività prioritaria, la sopravvivenza giornaliera e garantirsi un pasto a svantaggio dell'educazione. Questa è affidata sempre di più agli insegnanti e alle scuole. Il progetto ha lavorato molto su questi aspetti e su tutte le componenti, scuola, famiglie e bambini, con l'intento di rafforzare le capacità degli insegnanti, ma anche delle famiglie, con particolare attenzione a donne e bambine. Si è svolto nella baraccopoli al centro comunitario Utuwema, che in lingua swahili significa esseri umani, un'organizzazione che si impegna a promuovere educazione, empowerment spirituale e sociale attraverso due scuole, una primaria attiva da molto ed una secondaria, appena costruita grazie ad un'ingente donazione.
la scuola è diventata un punto di riferimento per la comunità della zona. Il progetto ha reso il centro Utuwema un punto di riferimento per la comunità e per i nuclei familiari degli studenti, rendendo le attività di Utuwema continuative e di qualità. Il loro lavoro, fatto sui casi bisognosi, è stata una vera e propria azione in grado di creare cambiamento e trasformazione futura di tutta la comunità.